Un mendicante fotografato ad Arezzo a Guaglie. Sembra assurdo anche pensarlo, ma è così. Anzi, anche di più. È una proposta di legge presentata dalla Lega Nord di Matteo Salvini. In breve, il leader 2 del Carroccio ha intenzione di cambiare radicalmente la posizione di una minuscola fetta di popolazione italiana, da nullatenenti a criminali. Secondo Salvini, i mendicanti, i barboni, i senza tetto rischiano l'arresto. Da 3 mesi a 1 anno, a seconda del fastidio che danno. Sì, avete letto bene. Fastidio. La proposta di legge della Lega Nord distingue i mendicanti e gli accattoni in base al fastidio che arrecano alle persone. Sostanzialmente, se le richieste di tali persone sono molto insistenti o addirittura pressanti, allora la pena prevista sarebbe di 1 anno di carcere, più un verbale da 10.000 euro. Se le richieste non provocano disagio al cittadino, allora la pena prevista cala, così come il verbale, fino ad un minimo di 3 mesi di detenzione con un'ammenda di 3.000 euro. Barboni e mendicanti sarebbero come criminali. La proposta di legge della Lega lascia assai perplessi. La domanda, a questo punto, sorge spontanea. Si ha davvero la necessità di creare una nuova classe di criminali, ingurgitando persone che sono sì disagiate, ma certo non colpevoli di nulla? E, ancora, è possibile il sottosegretario all'interno del governo italiano non realizzi rapidamente che se questa proposta diventasse legge, si andrebbero a intasare le già sature carceri italiane? Ma, in ultimo, il quesito più semplice. Se un uomo o una donna sono ridotti a nullatenenti, tale da mendicare per vivere, in che modo potrebbero mai pagare un verbale da 3.000 o 10.000 euro? Ovviamente, le risposte sono chiare a tutti e definiscono l'utilità e la qualità della proposta di legge presentata dal leghista Nicola Molteni, appunto, sottosegretario all'interno. Che è come dire Matteo Salvini.